Serata del Galà della Danza qui a Londra. London One Radio non poteva mancare e ora incontriamo due grandi stelle della danza italiana ed internazionale, Roberto Bolle e Eleonora Abagnato. Venite con me, state fino in fondo perché ballerò con Roberto. Questa sera è una serata di gala, quindi ci sono tante coppie, tanti artisti da ogni parte del mondo che vengono qui al Coliseum a Londra e io ballerò con Melissa Hamilton, una solista del Royal Ballet, balleremo Caravaggio di Bigonzetti, perché Bigonzetti è uno dei maggiori coreografi italiani, Caravaggio è un tema italiano, io sono italiano e quindi c'è un po' di italianità in questa serata. Ma io porto un coreografo italiano emergente, proprio per rappresentare la danza italiana che è sempre voluta e ammirata, perché diciamo che i nuovi talenti dei giovani coreografi adesso vanno molto spinti. Ballerò con Sergio Bernal, un altro artista che sta avendo un grande successo. Lui nasce dal flamenco ma è anche portato, direi, con grande ammirazione, lo dico perché ballo insieme a lui da varie produzioni e riesco a trovare veramente un'energia incredibile in quello che sa fare. Sono stato contentissimo quando Eleonora mi ha chiamato per lavorare su questo pezzo e creare questa coreografia. Proximity or Closeness è nato dall'idea di rappresentare in un duetto questo senso, questo binomio un po' irrisolto tra prossimità e vicinanza, e su una musica bellissima di Gustav Mahler, un quartetto di archi e piano, e abbiamo deciso di mettere assieme questa orchestra da camera, quindi solamente questo quartetto, perché potesse portare suggestione in scena il fatto che i musicisti avessero un dialogo diretto con i danzatori in scena. Abbiamo un programma meraviglioso con tanti pezzi molto famosi come Swan Lake, ma anche facciamo pezzi contemporanei. Sarà una serata veramente da ricordare per tutti chi amano il balletto. È incredibile poi pensare che qua, su questo palcoscenico al Coliseum, in realtà ho ballato l'ultima volta nel 98, mentre la prima volta che ho ballato a Londra è stato nel 97 alla Royal Albert Hall. Proprio alla Royal Opera House ho iniziato nel 99, sono quindi 25 anni che ballo all'Opera House. Che cosa ti ha dato questo paese, oppure cosa vuoi dire alla comunità italiana? Sono molto avanti sulla cultura in generale, come sono nata con dentro l'Opera di Parigi, quindi ho avuto questa grande fortuna e l'ho cresciuta anche qui grazie a questa carta da visita, no? E dobbiamo cercare di arrivare a questi livelli anche in Italia. La danza può arrivare veramente a tutti ed è importante, secondo me, che arrivi, perché è portatrice di bellezza, non solo estetica ma anche di etica, poi di qualche dei valori della danza, della preparazione, dell'impegno, del sudore quotidiano, della ricerca di perfezionare anche il minimo dettaglio giorno dopo giorno. Vogliamo risvegliare questa farfalla che è in me, facciamo, mi insegni una mossa, qualcosa che posso fare io. Allora, io non ti farei fare della danza classica, magari sì. Potrei farti fare del tango, della danza, qualcosa diverso. Adesso se tu vuoi fare dei port de bras, non lo so. Come si chiama port de bras? Come... Il port de bras. Aspetta che ci provo. Ok, allora si parte da qua. Sì. Poi si fa così. Vuoi su? Su e giù. Ok, ce la puoi fare. Ce la posso fare. L'unica cosa che posso fare. Grazie, Roberto. Grazie.